Buongiorno amiciacci, come state? Stamattina mi sono dovuta dissociare dalla ciurma perché tutta la famiglia è in scalpore. C'è chi si è svegliato alle 5 del mattino, c'è chi invece si è svegliato e non ha fatto colazione, c'è chi invece si è svegliato e ha fatto doppia colazione per chi non l'ha fatta. Pensate come siamo messi. Siamo tutti eccitati per l'esperienza che andremo a fare questa mattina. Sarà una giornata super impegnata e ricca di emozioni, ne sono già sicura. Faremo un'esperienza mai fatta prima, nemmeno dai vagabondi. Quindi vado a richiamare tutti, rimetto insieme il gruppo e partiamo. Questa è un'esperienza che volevamo fare da tanto, conoscere più da vicino uno dei cibi preferiti dall'uomo, il cioccolato. Abbiamo quindi scelto Eden, un'azienda biologica a conduzione familiare situata tra le colline intorno alla Fortuna. Nel giardino ci sono, oltre che alle piante di cacao, banani, cocchi e persino il caffè. Questa è un'azienda biologica, possiede 750 piante, ogni pianta di cacao produce circa 40 frutti ogni anno. Un frutto per crescere ci impiega quasi 6 mesi per arrivare al punto in cui è maturo, al punto di raccolta. E una pianta impiega 5 anni per iniziare a produrre e può produrre per un totale di 50 anni. Essendo un'azienda biologica e non potendo utilizzare pesticidi e prodotti chimici, è molto più difficile, quello che ci hanno detto, riuscire a coltivare il cacao, perché il cacao è molto molto delicato e suscettibile ai cambiamenti climatici e anche agli animali che vivono nella giungla. Pensate che gli scoiattoli sono il predatore numero uno dei frutti, perché adorano aprirli e succhiare la parte zuccherata, la parte bianca. You don't make a lot of chocolate with acorn. You're making like 15 mini chocolate bars if you focus on dark chocolate. Oh, sì, wow. Avete capito bene. Con il raccolto di un intero albero si riescono a produrre solamente 15 barrette piccole di cioccolato puro. Adesso capite il perché quello buono è così costoso. Mainly two seasons a year. Every May, November, December. But it depends on the weather conditions. Due stagioni all'anno hanno di produzione. Fine maggio, novembre e dicembre. 750 piante. Sì. Il tour poi così alla mattina alle 8, che è tutto fresco, ancora la temperatura. E la ragazza è proprio carina, sta spiegando tutte la procedura, sta spiegando tutto sulle piante di cacao. E anche per loro, insomma, è proprio interessante sentire. Ora però, dopo tutta questa teoria, andiamo a provarlo. We will try this. Mannaggia santissima. Assaggiando il seme del cacao. È dolce. Non bisogna ingoiarlo, bisogna solo ciucciarlo. You can see here they are more light brown in color and the other ones were white. Why? What we do is that we ferment them for 6 days in total. 2 days here, 2 days here and 2 days on the last one. Quello che forse molti non sanno è che non avremmo il cioccolato se non fosse per la fermentazione. La fermentazione avviene in 3 fasi, ciascuna dura 2 giorni. In the first box, 2 days release the sugar. It's called sugar phase. We open these and throw them to the second one, which is called alcoholic phase. More bacteria and microorganisms. So it's releasing natural alcohol. And then, again, roll that and put them here. What they make a mini explosion. We can say what the fermentation do
does is to put all the flavors on the white part inside the vini. It's absorbing sugar, alcohol and acidity. It's very important process. Un'altra cosa particolarissima è che il cacao è super amaro, ma il rivestimento del cacao, quindi la parte bianca, è super super dolce. Il sapore è un pochettino come quello del mango, è molto molto buono e completamente differente rispetto al cacao che invece è amarissimo. Babba mia! Puzza e fa caldo. Sì, è un mix. You need a mask. Dopo la fermentazione si passa all'asciugatura del seme. Loro li tengono qua dentro per un mese e c'è un ragazzo che tutti i giorni entra per muoverli. Ieri hanno tirato via quelli pronti e l'odore appena entravano era odore di cioccolato. Ah, che bello. Dice, oggi invece è il primo giorno di quelli nuovi, certo, e quindi è tutto odore di fermentazione. Certo. Quello era il metodo tradizionale e invece questo è quello più moderno. Elettrico, usando i pannelli solari, e la tempistica al posto dei 30 giorni con quello tradizionale, questo è di 10 giorni. Adesso ci laviamo le mani perché andiamo a produrre e a mangiarci il cioccolato. La parte più importante. Stiamo assaggiando i semi di cioccolato. Questo è puro cioccolato, mangiato direttamente dal seme. Velocemente, quando sei in viaggio e ti trovi di fronte a questo, hai bisogno di questa, la Ista 360 One X3. La Ista 360 One X3 è molto più di una semplice action camera. Certo che puoi usarla come tale, riprende in 4K ed ha una stabilità incredibile, ma ciò che la rende straordinaria e unica sono le infinite possibilità di utilizzo, limitate solo dalla tua creatività. Tutto questo grazie alle due lenti che ti permettono di riprendere a 360 gradi, creando effetti e video impossibili da riprendere con una sola telecamera. E con lo stick invisibile di 3 metri riesci persino a riprendere dall'alto, proprio come un drone, senza il bisogno di possederne uno, anche in zone dove non si può volare. No drone, no problem, con la Ista 360 One X3. If there is something we need. Questo ragazzo è la fine del mondo. Okay. La mia scelta è il cocco. Ottima scelta. How far do you think you can run? Standing on your knees. It's a beautiful world out there. Just don't pass on the day. Okay. You have a will and a moment to spare. Per una bombolona come me sto facendo i bonbons. Con bombones. Sì. Bombones. I bomberos. I bomberos. It can be a bit frightening. Something. E con le mamme. Oh, adesso mi voglio una bella foto. Io sono bravo, li faccio bene. It's a beautiful world out there. Il cheat è disordinato nella vita, ma è disordinato anche, cioè, nei bombones. Ma questo è cocco ovunque. Sì, siamo matti e la guida ha trovato proprio le persone giuste per cantare e ballare. Tra una stupidaggine e l'altra, però, stiamo imparando la storia del cioccolato. Pensate che i Maya lo consideravano il frutto degli dei e veniva quindi utilizzato per scopi religiosi, medicinali e addirittura usato come moneta di scambio. Chissà quanti chicchi volevamo. 100 per un horse. And for women, they were buying women for sure. Tutto poteva essere comprato con il cacao e una donna, pensate, valeva circa 1500 chicchi. A quel tempo però non era il cioccolato così come lo conosciamo oggi, era una bevanda piuttosto particolare che adesso proveremo per la prima volta. Cioccolato!
Ulla la cioccolata. Era composta da 4 ingredienti: acqua, cacao, peperoncino e cannella. Panico! Cioccolate! Belle, belle cioccolate! Ullala! Ullala! Cioccolà! Vai, mamma! Questa sarebbe qua la lavatrice, oh! Questa è come al badriale, va bene. Vai, vai! Allora, piano piano. Belle, belle cioccolate! Ullala! Ullala! La futura idea di Melchita è avere una lavatrice in bagno, così al posto di avere il macino del caffè mettiamo la centrifuga, mettiamo la lavanderia e abbiamo fatto il lavaggio dei vestiti. Questa è una bellissima idea, a parte gli scherzi. Hanno il macinino del cioccolato collegato alla bicicletta, così ci si può tenere in forma prima di mettere il chilo. Ora è batte che batte. Batte che batte cioccolate, batte che batte cioccolate, batte che batte cioccolate. Onestamente è imbevibile e non piacque nemmeno agli spagnoli, che la importarono per primi in Europa. Poco importa poi chi sia stato il primo a renderlo cioccolato: svizzeri, francesi, italiani. We're not doing a drink anymore. They decided to create the first chocolate bar. And they are saying it happened in France, but no, it happened in Switzerland. And then l'importante è aver creato uno dei cibi più buoni e consumati al mondo. Questi sono i pompones che abbiamo fatto! Che soddisfazione, però! Bello, ci siamo troppo divertiti! La ragazza è stata speciale! Interessante, interessante! Beh, poi gustoso! Una cosa veramente... Poi per loro, che non hanno mai visto le piante di cacao, di caffè, tutto nuovo, e la ragazza è stata meravigliosa, davvero. Ci siamo tanto divertiti. E il cioccolato? Sì, buonissimo. Esperienza bellissima. La ragazza è un sacco brava, il cioccolato un sacco buono. Cioccolà, ullala! Cioccolà, ullala! Come procede il viaggio, Flecchia? Mi sta rilassando. Sta guidando proprio... questa guida. Questo è il momento della giornata tanto atteso, cioè il pranzo. Oggi abbiamo il pranzo al sacco, abbiamo fatto una bella frittatozza, quindi ci mangiamo i panini con la frittata e siamo arrivati a Rio Celeste, il fiume celeste appunto, blu, che si trova a circa 1.5 ore di strada dalla Fortuna. Questo è il parco nazionale del vulcano Tenorio, che è lo stesso che comprende appunto la cascata del Rio Celeste. L'ingresso costa $13, quindi più o meno 13 euro. Come avrete notato, quindi i prezzi qui in Costa Rica sono molto più alti, però c'è da dire che i parchi nazionali sono veramente ben tenuti e ben conservati, anche i sentieri sono tutti puliti, asfaltati, diciamo che c'è una cura maggiore dell'ambiente rispetto a tutti gli altri paesi. Stay,
Capiciacci, questa è la cascata celeste. E adesso avete capito perché si chiama così. Guardate il colore dell'acqua, azzurrissimo. È forse la prima volta che vediamo una cascata con un colore così acceso, così intenso. E siamo fortunatissimi, ce l'hanno anche detto all'ingresso, perché in questo momento dell'anno l'acqua è azzurrissima, proprio perché non piove da tanto. Ed è di questo colore perché all'interno dell'acqua ci sono diversi minerali che reagiscono con la luce del sole, creando questo effetto azzurro. C'è però una leggenda che narra che il colore sia dovuto al pennello di Dio, che mentre stava dipingendo, colorando il cielo, ha immerso il pennello per sciacquarlo in questo fiume, rendendolo appunto celeste. Che spettacolo, amiciacci! Una cascata di questo colore non l'avevamo mai vista. L'unica pecca di questo fiume è che è bellissimo sì da vedere, ma non ti ci fanno fare il bagno, perlomeno non qui, non in questa cascata, ma si può continuare per il rio e c'è una zona balneabile che è quella che raggiungeremo proprio tra poco. Cicale, 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 cicale. Acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Questa è la laguna celeste che si trova sopra alla cascata. Stiamo risalendo il fiume un pochettino come i salmoni. E adesso c'è un altro punto panoramico più in avanti, ma questo diciamo che è il punto più interessante. Guardate il colore quanto è azzurro, ancora di più della cascata. Qui ci batte il sole e si vede proprio il celeste brillare ancora di più. E poi tra l'altro l'acqua, oltre a essere super azzurra, è anche trasparentissima, e quindi si vedono le rocce e le piante che sono sotto al letto del fiume. Qua c'è l'acqua termale ed infatti l'odore è forte, si sente odore di zolfo e l'acqua ribolle. Amiciacci, qui è da dove si forma il rio celeste. Si forma grazie a questi due fiumi che, incontrandosi, mischiano le acque aumentando il pH, e questo cambio di pH aumenta le dimensioni di un minerale che si chiama l'alluminio silicato. Questo minerale si deposita, ma la maggior parte rimane in sospensione e quindi reagisce con la luce del sole, creando l'effetto blu che vediamo. Chilometro dopo l'uscita dal parco e c'è lo stesso fiume con lo stesso colore balneabile. Sembrate due granchi. Ce lo voleva un bel bagno rinfrescante. L'acqua è fredda, ma nemmeno più di tanto, anche se il sole sta scendendo, quindi non è che ci riscalda, ma non importava. Era bello da vedere, ma lo volevamo anche testare sulla nostra pelle. Pura vita! La mia scelta
e il cocco. Anch'io. Aspetta mamma, stiamo riprendendo. Ah, scusa. Alla mattina, questo per svegliare in città. Batte che batte il cioccolato, batte che batte il cioccolato. Bello questo. Adesso te lo compra. Preparati. Eliminiamo la chitarra e prendiamo questo. Amen.